bellezze, ciao mondo, come state? Spero bene. Allora, nuovo video barra chiacchiere. Dunque, oggi volevo parlarvi un po' di cose perché sinceramente non so tu. No, non parlo dei miei video, parlo di come è andata ieri il mio viaggio ad Olbia. Sono andata a fare la gastroscopia, è uscito tutto bene come progettavo da prima. Ci tengo a precisare che stavo registrando questo video, ma quando è arrivata mia nonna non ce l'ho fatta, quindi ho cancellato tutto perché non mi voglio distratta mia nonna. No, vabbè, ci mancherebbe altro, mia nonna può stare quanto vuole nei miei video, però se si tratta di come si dice, di registrare video dove voglio parlare solo io, preferisco avercela in un altro momento, cioè farla entrare in un altro momento nei video. Aspettate un attimo, torno subito. Allora, eri, ecco, mi sono tornata. Dunque, vi dicevo che non ho registrato video né ieri né avanti ieri, proprio per il motivo che non stavo benissimo. E poi anche oggi non è che sto chissà quanto bene, però almeno vi aggiorno di com'è andata la gastroscopia. Ho ancora un po' di capogiro, ma è normale perché piano piano si sta diminuendo la sonnolenza mia del dosaggio di sedativi, e quindi ora sto un po' meglio. Sì, è vero, ancora un po' di capogiro, ancora di instabilità a stare sveglia, però come potete vedere bene da come assumo il tono mio di voce, vuol dire che un po' meglio già sto, e quindi è tutto ok. Per il resto, ragazze, ieri durante le 48 ore della mia giornata mi sono dovuta fare accompagnare da mia nonna perché non potevo camminare da sola. Cosa vuol dire questo? Che per quelle 48 ore ho dovuto per forza stare senza che mia nonna fosse, cioè, no, allora, ricapitolando, sì, non potevo stare da sola nelle 48 ore, da sola in autonomia non potevo stare, che praticamente sarebbe a dire che finché avevo l'anestesia in tutto il mio corpo, finché ero addormentata e sedata, dovevo stare in compagnia, vigilata tutte le 48 ore, quindi in tutto il giorno sarebbe tutto il giorno quanto durava fino al mattino seguente sono stata vigilata. Poi come adesso per esempio non sono più vigilata, nel senso, non la pensate male, è solo a dirvi che era per vedere un po' com'era la situazione, se stavo bene o stavo male. I miei dici hanno detto così a mia nonna: statele vicino, signora, perché sua nipote fra qualche giorno potrà stare di nuovo bene, cioè qualche giorno, tra oggi e domani forse si sarà ripresa. Io spero subito, perché non ce la faccio più a stare così. Infatti piano piano il sedativo se ne sta volatilizzando via, meno male, perché non ne potevo più, ragazzi, ero troppo, ma veramente troppo, stavo veramente, anche qua la gola quando inghiottivo era allucinante, perdonatemi, ma ho dovuto chiudere la finestra perché veramente sentivano schiamazzi, non so se sentite, ma se ci sono i clacson delle macchine, quindi vabbè, e niente. Comunque, ragazze, tra poco io mi trucco perché non posso mica stare così, sinceramente, a breve farò altri video, che a breve devo dare solo il tempo di vedere che altri video voglio fare, tutto lì. Per il resto, ragazze, vi stavo dicendo che ieri sono stata male alla gola perché per inghiottire, per carità di Dio, mi dava un po' fastidio. E nulla, forse se ne sta andando via il fastidio perché già non lo sento più, però devo stare attenta perché il mio stomaco ha subito un po', come si vuol dire, un po' un'aggressione da parte della sonda, come si dice, non voglio dire un'aggressione, però sì, ragazze,
come si può dire, non è piacevole avere una sonda dello stomaco che ti sbircia per vedere ciò che hai, come una telecamerina che ti guarda per vedere come stai e come non stai. Non so se ho inghiottito o meno, perché ripeto, sono stata sedata per fare questa visita gastroscopia, non so come si chiama, sì, penso di sì, e non sto sbagliando. Comunque è andato tutto bene, ho anche pregato tantissimo. Tra l'altro, ho sognato Nostro Signore Gesù e ho sognato anche mia madre, che ovviamente, purtroppo, chi è nuovo di questo canale sappia che purtroppo non c'è più, però. Per me sono nel mio cuore e mi vigila sempre da lassù, mi guarda, mi veglia sempre. E ho sognato lei e altro non dico cosa, perché molte cose preferisco tenermele per me. Anche se ve le vorrei dire a voi, ma ci saranno giorni migliori per dirvi cosa mi ha sognato di lei. Non è nulla di che, però è una cosa bellissima. Ve la vorrei dire, ma al momento preferisco tenermela per me. Magari stasera ve la dirò, non lo so, vediamo. Non è nulla di preoccupante, è una cosa che appartiene al mio canale, appartiene sempre al mio canale YouTube, però al momento me la voglio tenere per me. Non sono gelosa di quello che ho sognato, però al momento preferisco tenervi per le spine. Ragazzi, in suspense, finché non mi sento pronta a rivelarvi cosa mi sono sognata di lì. È bello, per carità, però preferisco al momento tenermela riservata per me. Il resto, ragazze, ho pregato tantissimo anche del sonno e sono stata benissimo. Poi anche l'infermiera, o quella che mi dava il dosaggio, mi ha detto fatti una preghierina e chissà che vada tutto bene. Infatti è andata tutto come speravo io, meno male. E vi dicevo che nel frattempo, mentre mi stavano addormentando, mi hanno fatto tutto ciò che dovevano ovviamente fare. E poi alla fine, nel svegliarmi è stato un po' complicato, però non so se mi sono svegliata sì o meno bene, però mi hanno dovuto fare una punturina, perché altrimenti non so se mi sarei svegliata o meno, ma io penso di sì. Forse mi hanno voluto fare la puntura proprio per svegliarmi all'immediato, ovvero immediatamente, all'istante. Boh, non si sa, non ho idea. Mistero della medicina. Quindi non ne ho idea, non so cosa dirvi, mistero della medicina. Che dico, vabbè. Niente, dettagli miei, castronerie mie. Comunque, per dirvi a voi che meno male che adesso sono qua a raccontarvi tutto ciò che mi è successo, ovvero tutto l'accaduto. Ora sto bene. Ribadisco, ho ancora un poco di vacillo un po' con la vista, ma dico, il mio corpicino, per fortuna, non vacilla più come ieri. Sì, un po' di capogiro ce l'ho, ma sto bene, ragazze. La gola, ovvero, ieri sembrava di avere qualche effetto qualche segno di quando è entrato la sonda nella gola. Mi viene da dire in gallurese, in un altro modo, però preferisco per non parlare solo il dialetto gallurese, preferisco parlare in italiano, perché so che molte su YouTube dà fastidio che parlo in gallurese. Voi direte: sì, ma fregatene, scusa, tu sei sarda, e un onore sarà per te parlare in gallurese. Sì, ma per educazione e rispetto di chi non ha capito che io sono sarda, ma è ovvio. Si fa prima a parlare italiano, punto e basta, va. Comunque, vi dicevo, per quanto riguarda la gola, mi era rimasto un po' come un malore un fastidio, sì, un malore, un fastidio qua alla gola, dei passaggi di quella sonda. Ma adesso, come si suol dire, bene, tutto a posto, tutto finito. Non sento più nessun fastidio del passaggio della sonda, quindi top, sto bene. Quindi stai bene? Sì, tutto a posto. Non ti senti più nessun malore, a parte il capogiro, ma quello è normale perché la sode mi hanno sedato tanto pure. Quindi
Ora si può dire che ho riposato quanto dovevo, fatto almeno una sosta, ovvero una sosta, che sosta, che dico, una lunga pausa da YouTube ed ora sto bene, quindi va benissimo così. Lunga perché ragazze, per 2 giorni ricordatevi, perché 2 giorni sono di YouTube, non ho registrato, perché non perché non volessi, perché dovevo partire per Olbia a farmi questa cosa poco simpatica, per questa visita poco simpatica, cosa non si dice, visita poco simpatica, ma il resto è andato tutto nella normalità di come dovevo andare. Io speravo che andesse, speravo, non si dice, più che altro mi pensavo che dicevo, ma andrà bene o non andrà bene? È andato tutto bene, infatti. Ok. E quindi, ragazze, oggi è una bella giornata e pensavo anche di fare una Get Ready With Me con voi. Non so neanche se questo Get Ready sarà con altre chiacchiere più simpatiche di queste, perché questa era solo l'informazione di come era andato tutto quanto la giornata di ieri, inerente a tutto ciò che vi ho raccontato fino adesso. Però dopo questo video ho anche voglia di raccontarvi, come si suol dire, come procedo le mie giornate sia all'aperto che in casa mia. Cioè, praticamente ho voglia di fare un video, tanti video, pulizia, motivazionali, tutte quelle robe che mi avete chiesto, aggiornare anche il What's My Bag, che vuol dire cosa c'è nella mia borsa, fare un video anche su What's My Phone, cosa vuol dire, cosa c'è, vabbè, già lo sapete, cosa è nel mio telefonino, iPhone o smartphone, quello che è. Insomma, aggiornarvi un po' di tutto, farvi vari video, lo so, i miei video sono quelli che sono, saranno confusi, ma cioè, da qui in avanti cercherò di tagliare, essere breve, se mi riesce, se no non lo so, vedremo. Mi impegnerò a fondo perché i video siano belli, curati, non dico professionali, però con la musica di sottofondo, un bel tutto, dai ragazze, ci voglio mettere tutta l'anima, la mia passione, il mio tutto, a parte non c'entra solo il montaggio, la musica eccetera, ma come dico io sempre, che poi non lo faccio mai, resto sempre la strega di turno, perché voi detto cosa hai detto, non dirti così, sì lo so, non dovrei dirmi così, ma non voglio essere la strega di turno, voglio solo dirvi avete ragione, è vero, sono un po' sciatta nei video, non prometto a voi ma a me stessa di essere un po' più, non dico solo truccata, perché se non sei una che le piace molto il trucco, ma anche essere ordinata. Vedete, oggi mi ho messo questa maglia, che poi non è una maglia, ma è, vabbè, già avete riconosciuto che cos'è questa qua, non è una maglia, ma più o meno è quello che è una maglia, e sotto non dico cos'ho, quindi no comment. No, il pantalone ce l'ho, per l'amor di Dio, però vabbè, niente, è un pantalone leggings per fare ginnastica, stop, tutto lì, un pantalone sportivo. Niente ragazze, io mi sono dilungata anche troppo, non so se taglierò o meno, però qualche cosa farò, se no se lo lascio così, metterò un po' di musica, qualche taglio lo farò e null'altro. Bene ragazze, per adesso è tutto, io vi ringrazio dell'ascolto, se ci sarà un pollice in su o in giù non me ne può fregare di meno, perché voi sapete che non vivo di pollici in giù, in su, chi se ne frega, io vivo della mia vita reale, ovviamente, ma anche di tanta vita reale, pensare bene, perché io so pensare bene, so parlare bene, so quello che mi riesce di dire, anche se a volte sembro confusa, non lo sono, dico quello che penso e a volte me lo vorrei rimangiare, ma non riesco, perché sono testarda e pigra e anche un po', come si suol dire, sì, testarda, pigra, permalosa, ma ragazze, non me ne vogliate, sono così e per quella che sono prendetemi, cerco di essere come dite voi e come dico anche io, me stessa, appunto, bacio e alla prossima, anzi, datemi il tempo se riesco a registrare altri video, ciao!